Ciao a tutti, sono Moreno del Signore, vocal coach e direttore del Tempio della Voce. Siamo qui per una nuova puntata di How to Sing insieme al maestro Paolo Costa. E anche oggi interpreteremo un bellissimo brano dei Queen. I sit alone and watch your light, my only friend, through teenage night. I'm everything I have to know. I heard it on my radio. You getting old, those old time stars, through walls and words. Invaded by miles, you made a laugh, you made a cry, you made us feel like we could fly. So don't become some background noise, a background for the girls and boys who just don't know, who just don't care. Just complain when you're not there. You had your time, you had a power, you had to have your final star radio. Da un punto di vista tecnico, strettamente tecnico della vocalità, è un brano veramente probante, una tessitura sempre alta. Spesso io mi sono trovato a dire: ma perché questa meraviglia non è scritta un tono e mezzo sotto? Però c'è una logica anche in questo, la logica di una certa vibrazione. Le tonalità non sono un fatto casuale nella musica, assolutamente, e non lo sono nemmeno nella musica moderna. Come affrontare tecnicamente questo brano? Wow, assolutamente l'utilizzo della voce di testa e cercare di rimanere il più morbidi possibile, perché appena cominciamo a caricare rientra in gioco la consonanza di petto, un eccesso di pressione sottoglottica e dopo diventa difficile proseguire. Il lancio del ritornello, questo "You had your time", in realtà probabilmente in studio è stato fatto spingendo la voce piena, però dal vivo non esistono versioni nelle quali questo avvenga. Di fatto questa parte che io sto cantando veniva cantata da Roger Taylor, quindi ho preferito fare questo aggiustamento anche in ragione della mia natura baritonale. Affrontiamo ora la seconda parte del brano. We watch the shows, we watch the stars on video for hours and hours. We music changes through the years. Let's hope you never leave a friend. Like all good things, on you we depend. So stick around, cause we might miss you when we grow tired of all this visual. You had your time, you had your bomb, you've yet to have your final. Grazie di cuore Paolo. Molto bene, sempre difficile, sempre impegnativo e anche qui sperimentare molto. Un ottimo esercizio per utilizzare appunto la voce di testa nel meccanismo 1 e per reggere una tessitura. Potete trovare esercizi utili a questo scopo sul sito iltempiodellavoce.com. Se volete interagire con me vi invito a scrivere presso l'email info@morenodelsignore.com e vi aspettiamo per una prossima puntata del nostro How to Sing. Ciao!